No, la cosa che ultimamente che volevo dirvi, che poi l'ho riletta stamattina e mi ha fatto. No, leggendo il libro del Giusto, cioè Giussani, che dice il problema della fede è questo, fa due punti. Dice, tutto ciò di cui è fatto il mondo, un giorno si è fatto uno di noi. E chi lo incontra dovrebbe andare in giro per tutto il mondo e raccontarlo a tutti. Ma può andare in giro a tutto il mondo e raccontarlo a tutti, anche stando là dove Cristo l'ha messo. Pasilikau nesutikau žmonės, kurie yra tame pačiame kelyje į Kristų ir į save, kur kiekvienas atsineša savo patirtį, savo gyvenimą, savo džiaugsmą, skausmą, provokuoja ir augina vien jau savo buvimu. Pasilikau. Si scende dal piano 6 al piano 0, si entra nella realtà. Che è sempre bella. Dove devi andare a lavorare, Sergio? A Cremona. Anche Gruntardo. io. Ciao. Si parte, io vado a scuola, prima le medie e poi il liceo. Del mare di Lucrino, di fronte Capri. Se comienza por un encuentro y por la experiencia del otro. Sono quasi le 7, tra poco inizia la prima messa del mattino. Siamo nella piazza centrale. La chiesa, la porta centrale, il campanile, sto dicendo che sono 7, non 10, è meglio che pedalo. Va bene, allora che ore sono? Sono le 7 meno 10. 7 meno 10. Sì. Insieme ai miei fratelli sto recando all'Università Gregoriana, come ogni giorno, da lunedì a venerdì, perché seguiamo le lezioni di teologia. Ma che roba? Ah, che bello. La storia. Facciamo questa strada sempre in silenzio, noi comunque. Di solito sì, ci tengo a dirlo perché per noi è molto importante. Adesso mettiamo un po' il passo, se no non andiamo più e ci aspettano. Io sono nato in un piccolo paese dell'Estremadura, è una bellissima valle piena di ciliegie dove ho trascorso i primi anni della mia vita. I miei genitori sono contadini, cattolici, è nato già da molto giovane il desiderio di diventare prete. Poi mi sono trasferito a Madrid perché i miei nonni erano lì fino a quando sono diventato sacerdote nel 1975. Sono stato inviato a una piccola parrocchia, una trentina di chilometri di Madrid. Prima ero andato per caso perché c'era un amico prete in quel paese. E siamo arrivati lì nel mese di novembre, che c'era un freddo voglia, siamo andati a accompagnarlo perché doveva celebrare la messa, erano 4 gatti in messa e io ho pensato, se mi mandano a un paese come questo io muoio, no?
Infatti, quando uno pensa alle cose, poi accadono. E il primo paese dove sono stato mandato appena diventato prete era proprio quel paese. Come si fa a vivere? Ma la cosa più bella che mi viene da dire è come si fa a non vivere. Buongiorno. Come si fa a vivere? Ci si alza la mattina. Let me hear your voice now. Let me hear it all around me. Still got a lot of things to do. Tutte le mattine ci alziamo alle 5:30 e serviamo la colazione a circa 200 bambini che arrivano qui al centro prima di andare a scuola. Si inizia trovandosi a fare colazione per conoscersi e passare un po' di tempo insieme con i bambini. Siamo arrivate a raccontarci ciò che nella realtà ci colpisce e ci sorprende. Ok, good morning, Miami. We're now going to meet our friends. Поднимаясь по этим ступенькам, я не могла не думать об отце Джусане, который пришел однажды тоже преподавать для того, чтобы сказать детям, что... Buongiorno per la caldaia! Ho imparato ad amare mia moglie, mia figlia, la mia famiglia. Cosa che prima stavo iniziando a perdere, l'amore nella mia vita non c'era. E da quando cammino col movimento riesco a vedere delle cose che assolutamente prima non riuscivo a vedere. Lavoriamo in Iraq presso una società petrolifera e tutte le mattine ci troviamo a dire l'Angelus prima di cominciare a lavorare. E in questo momento ci stiamo dirigendo verso la chiesetta dove ogni mattina diciamo l'Angelus insieme a chi incontriamo, per caso, per esempio questo nostro amico. Eccomi, sono la serva del Signore. Mi accada secondo la tua parola. E il Verbo si è fatto carne. Ed abita in mezzo a noi. Nós conhecemos no clube, começámos a namorar e estamos casados há 7 anos. Temos 3 filhos. No último ano, desde que o Pedro nasceu, vimos a nossa vida familiar mudar. Termos filhos nunca foi uma jogada de roleta, mas uma oportunidade de experimentar a dependência total de Deus, deixar que seja Ele a construir a nossa vida e a nossa família. O primeiro encontro com Giussani teve lugar quando, em uma das ocasiões em que veniva a Madrid a trovar os ragazzi que avevano incominciato o movimento, eu sono andato. E l'ho sentito e ero rimasto molto incuriosito perché lui aveva una forza nella comunicazione della fede che chiamava poderosamente l'attenzione, potentemente l'attenzione. Poi è successa un'altra occasione dopo 3 o 4 anni e abbiamo trascorso insieme una giornata in cui è stato più intenso il dialogo, ma io non ancora avevo capito veramente tutta la portata e la novità del movimento. Per me la interpretazione corretta del pensiero di Giussani è che la domanda è più importante della risposta. Lui voleva un cristiano fedele che arriva alla sua fede ponendo le domande giuste sulla vita. Perché solo ponendo le domande giuste sulla vita la risposta cristiana poteva essere profonda, autentica e vera. Allora per Giussani la domanda è più importante della risposta e in questo senso parla anche ai non cristiani, perché le domande facciamo come esseri umani.
credeva nella persona integrata, non spaccata. Cioè non si può essere religioso domenica e laico lunedì. La religione non è un'idea, la religione è un'esperienza. E non è soltanto un credo, ma veramente una vita vissuta. Father Jose, and it was just the moment when Charmy, my friend, introduced me to him, just the way he looked at me. So happy to see me, and he had no clue who I was, and it's just like in that one gaze he knew my whole life, and yet it was because of that gaze that I kept coming back and coming back. He knows me, like he knows the bottom of my heart, who knows what's all inside of me, and I'm like sitting there and you're like, how do you know this, because that you don't know my life at all, so how do you know me, how do you know the answer to my questions for everything. The summer vacation last year was great because we didn't have the 2 years ago we didn't have the summer vacation together, so we hadn't seen anyone in a really long time. We were able to become so close with all of the people in DC again, which is great. Now you're staying at my house for the encounter. I know like people from DC, and then there are people from, like, you're from South Carolina, and there are people from Indiana, and Boston. Like, Ohio, Italy. Boston, Italy. It's like the continuation of our conversation and our like desire just to be with each other. It hasn't stopped. When was your first New York encounter? I think it was in high school, yeah, senior year of high school. And some people asked me to volunteer for the Jesus really? Table. You volunteered senior year of high school? Yeah. And I don't know, like I liked it, so I feel like every year there's something new to see, so I keep going to learn something. And also, I don't know, I see people that I haven't seen in a very long time, yeah. So I mean, also that makes it exceptional. A New York Encounter nasce da un gruppetto di amici, con un desiderio fondamentalmente, ridare quello che si ha nel cuore, ridare quello che si ha nella propria esperienza, farne un dono a un posto come questo dove apparentemente c'è già tutto, dove apparentemente non manca niente, dove apparentemente tutto è già stato fatto, e invece scoprire lungo il cammino, soprattutto durante questi 5 anni in cui siamo esistiti, che c'è una cosa fondamentale di cui New York ha bisogno, è la stessa cosa fondamentale di cui ha bisogno il cuore e la vita di ciascuno di noi, che è un seme di speranza radicato in qualcosa di misterioso. I'm a photographer and I volunteered before. I did selling t-shirts, but to take pictures of people, I'm watching their reactions to these talks and seeing their faces and capturing it, which is really beautiful, and it's kind of forcing me to look at photography in a different way. Hi. Morning.
think it's an opportunity for particularly our young people to see how faith and culture interact and how our faith is such a great gift and not just a corpus of doctrine, but rather a way of life, living according to Jesus' teachings and in a relationship with the Christ event. I think it's a wonderful opportunity, and the enthusiasm that you see in these young people show how much they appreciate the opportunity to be able to be a part of an event like this. I knew Lorenzo before he went into the seminary, and as a matter of fact, it was my privilege to preach at his first Mass. And afterwards, his mother, Doña Conchita, had a lovely reception in their home for him, and she had just moved into this new apartment. And so when we got there after the first Mass, she said, "Oh, Padre Sean, will you bless my new apartment?" And I said, "But Doña Conchita, your son was just ordained." She said, "Yes, but I think he's joking." Sono rimasto molto sorpreso di come i dialoghi che ho avuto qua sono veramente un grandissimo aiuto a scoprire come la singola persona con il suo desiderio insieme ad altri può rimettersi in gioco, può riscoprire la sua libertà rispondendo proprio con una positività che c'è dentro le persone, la volontà di creare, di cambiare in un modo positivo. Qua ho trovato una corrispondenza su questo punto che mi ha completamente sorpresa. We came here to be with people who are interested with us in finding this thing. We came to work to help others and to serve others in the encounter. My friends came here last year, and like what they told me was really like beautiful, and I wanted to experience the same thing and see what they talked to me about. I used to run from problems, like when reality presented things that were very hard, I used to try to escape. I was walking down the street after I had an encounter with a man that I was going to rob the day before, that told me, "If you expect God to come and lay down in the gutter with you, he won't, because he's holy. But if you ask him, he can pull you out of there." And I couldn't take that. I became ashamed, even more ashamed of everything I'd done. And of course, when I take control of things and I try to think that I have the answer, my answer was suicide. It was an escape. So I went to do the very thing that next day. I was walking up the street, yelling at God, telling him, "You're like a picture on a wall. You don't really exist. And if you do, how are you going to stop me from doing what I'm about to do now? It's not a privilege to be living. It's a curse. And I'm like a werewolf. The full moon stays up for me all the time. I never turn back into a human being. I can't take it anymore. I want to give it back to you. I don't want it. I don't want this life. And I don't know how. This may sound abstract to you, but something cried out from inside my heart, inside, not from my conscience. And it came through my mouth and it said, 'But God, if you stop me from what I'm about to do, I will serve you for the rest of my life.'" And I said, "What? Where'd that come from?" And it was just weird, because my life flashed in front of me, my skin started to crawl, and I remembered a man telling me, "Oh, if you get in trouble, call this number." And right before the train station that I was going to jump in front of the train, here's this little phone booth. So I caught the number. There are 1,372 people gathered in this room right now.
I've spoken to each of them. Somehow I became a person to myself when I said, I'm Frank Simmons. A man that thought he was hopeless, that he was bound by something that even God couldn't get him out of, and how easily God said, hey, you're free. I still live in that freedom now. And this encounter is all part of that same encounter, a chance for me to share it with my people as a person. But I know I encountered something beautiful that was life-changing. That's why I'm here. In fact, I learned from Don Giussani, from reading his works, that God is much bigger than our knowledge about him. And the shortest way to God is man. And the space where we can meet God is the reality in which we are living. It was a big surprise for me, really, because I was not, as a Muslim, I was not very respecting my tradition. I was not really practicing. But reading Don Giussani, I can say I became a better Muslim, because I understood that to be religious is not to be limited by specific rules. Every person, every man is a unique presence. Each man has a possibility to have his own encounter with God. And each encounter is adding to the human knowledge of God. L'incontro con il movimento in certo modo è stata una rivoluzione, perché io che avevo ricevuto tutta la tradizione della Chiesa e anche nei miei studi di seminario, mi ha consentito di fare un cammino umano che mi ha fatto diventare la fede mia, personale, qualcosa che c'entrava con tutto e quindi che illuminava la vita e che mi faceva usare di tutto quello che succedeva nella vita per incrementare la certezza della fede. Solo se l'esperienza cristiana entra in ogni fibra dell'essere della persona, noi potremo vivere qualsiasi circostanza del vivere, dal lavoro agli affetti, dal tempo libero al contributo che possiamo dare nella società o nella risposta ai bisogni degli altri, con una consapevolezza e con una gioia che altrimenti non lo faremo. È come la conferma che vivere la vita nella fede rende la vita umana più umana. Io mi chiamo Zhang, ho 28 anni, sono in carcere da 2005. Ogni anno ho conosciuto anche scuola di comunità. Inizio vedevo tutti gli amici che vanno a scuola, tornano tutti contenti. Allora un giorno io mi sono chiesto, ma dove, cosa state facendo? Mi ha detto stiamo condividendo. Allora una parola condividere. Io dico, ma... Sono da 16 anni in carcere, sono un ergastolano. Siamo due fratelli, no? Io prima di arrivare qua a Padova ero in un altro istituto e allora, essendo mio fratello qua, mi aveva chiesto di venire a passare un po' di carcerazione con lui. Facciamo la scuola di comunità, comunione e liberazione. Dei miei compagni che facevano già la scuola mi hanno invitato a partecipare a questa. All'inizio ero un po' scettico, poi siccome sono una persona molto curiosa, sono andato e devo dire oggi che non me ne sono pentito, anzi, perché ci mettiamo a confronto noi dei nostri errori che abbiamo fatto. Insomma, è un percorso che mi ha aiutato molto a crescere anche a livello personale, umano, e che ti fa anche confrontare con il mondo esterno, capito?
La scuola di comunità è fondamentale nella mia vita perché leggendo il libro di Don Giussani, ascoltando e parlando agli altri, approfondisco il senso della mia vita. Questo è l'origine della mia gioia. Non sono teorie, questo mi gustò molto. Totally different comparing to general education I received in China and even in Harvard. I had never spent time to think about myself. La scuola di comunità è diventata per me fondamentale. Ti obbliga ad andare al fondo delle questioni ultime sempre. Per questo è così scomoda farla. Personalmente è l'appuntamento che aspetto. Australia, the sun, the surf, and the school of community. Yeah! And we're here in front of the Rakaia pub. You can see it in the background, the green building. Matt and I have been gathering here once a week for 4 years now, the School of Community. Qualsiasi sia il tempo, qualsiasi la stagione, l'incontro della domenica sera è importante, è significativo. Ci troviamo con una quarantina di sacerdoti di età diverse, molti di queste persone vengono da lontano eppure ci tengono ad essere presenti e ad essere accompagnate e aiutate nel loro cammino sacerdotale. Однажды в Харьков нам приехал знаменитый богослов изо Львова Мирослав Маринович, прочитал философскую лекцию, вышел на порог университета и услышал, как мы с друзьями договариваемся о школе общины. Он был крайне этому удивлен и спросил, неужели в Харькове так много католиков? Мы посмотрели друг на друга и оказалось, что участники Харьковской школы общины все православные. Ciascuno di noi entra in rapporto con la realtà attraverso quello che uno ha ricevuto. Un bambino è introdotto alla realtà attraverso gli occhi della mamma. Noi nell'incontro con Cristo abbiamo trovato una modalità di entrare nel reale che ci consente di vivere tutto in un modo diverso. La scuola di comunità è questo paragone serrato tra questa ipotesi di lavoro, questa ipotesi di significato che è entrato nella nostra vita con l'incontro, con tutti i particolari del vivere. Sto andando a fare la mia caritativa con la mia famiglia a circa un'ora di macchina da casa, in una zona molto povera di Manila. Noi andiamo a portare semplicemente la nostra compagnia e presenza con gli amici volontari, i loro vicini e soprattutto i bambini poveri del quartiere. C'est tellement important pour ces jeunes qui ont vécu des choses, qui n'ont connu que des aspects sombres et misérables de l'homme, qui découvrent la beauté, eux, mais nous aussi, hein, qu'on puisse découvrir que le cœur de l'homme est fait de ce désir de beauté et de bonheur. Esta famiglia che noi facciamo la caritativa. Helfen wir bei der Essensausgabe für die Obdachlosen. Es ist un hecho muy grande que es compartir la vida que tenemos con gente de la calle, ¿no? Hoy en día espero con ansiedad el sábado que llega para vir acá, vir a esta caritativa. Il sabato mattina andiamo in un villaggio della campagna a insegnare inglese a dei bambini. Durante questi 6 anni di caritativa sembra che non sia cambiato nulla, ma in un modo incredibile e inspiegabile cambiamo noi. È bella la strada per chi va. È bella. Questo gesto apparentemente così
gratuito come la caritativa, ha educato generazioni intere di amici del movimento a questa apertura al bisogno degli altri, dove tu sperimenti più che l'aiuto che dai, la consapevolezza del bisogno che tu hai e che le tue risorse non sono in grado di rispondere al bisogno tuo neanche degli altri. E quindi ti rende consapevole di qual è la natura del dramma umano, del desafio umano a cui il cristianesimo viene a rispondere. Don Giussani ci propone di verificare se veramente la nostra natura è interessarci degli altri, cioè la carità. Sono venuta qui perché avevo difficoltà in alcune materie. Mi colpisce che vengano, cioè, gratuitamente ad aiutarci. L'avventura di Portofranco nasce dal desiderio di alcuni insegnanti di affrontare il problema dell'insuccesso scolastico dei ragazzi. E nel stare con questi ragazzi e bambini io mi riscopro preferita ogni volta. Da 16 anni faccio una caritativa di accompagnamento alla ricerca del lavoro. Noi siamo partiti dalla provocazione di Don Giussani, che diceva: è intollerabile che qualcuno non abbia il lavoro. Faccio questo gesto di caritativa che si chiama AAA Lavoro. Quando ho cominciato a farla, la mia vita è rinata. L'accoglienza che abbiamo vissuto in casa nostra, con il sostegno grande di Famiglie per l'Accoglienza, di tanti testimoni, di tanti compagni di viaggio, ci ha chiesto tanto, ma ci ha donato anche tanto. Sono il responsabile della caritativa di alcuni universitari che facciamo qui al Banco Alimentare. E quante persone condividono con te questa esperienza? Più di 100 persone, che è un miracolo. C'è chi prepara i pacchi, chi li distribuisce, chi li porta alle famiglie. Io da più di 10 anni faccio un piccolo gesto che consiste nel portare dei pacchi di alimenti a casa di due signore anziane. E non è niente di eroico. Allora abbiamo formato una rete chiedendo, diciamo, alle varie famiglie quello che mancava, e quindi la culla, il passeggino, i giocattoli. Mi commuove perché anni fa questo pacco loro lo portavano a me ed ora sono io che vado a portare i pacchi con loro. E che hace un cura come io, dedicato allo studio della teologia, llevando una caja di alimenti a una famiglia necessitata? Bueno, también yo tengo que aprender che la ley della vita la gratuità. Tu vedi uno che, cioè, ti aiuta gratis, ti fa di tutto e non aspetta niente da te, quindi ti fa cambiare. Depuis que je vis des malades à l'hôpital de Boaké qui était sans aucun traitement, pour moi vivre la charité c'est chercher Dieu dans les pauvres. Et c'est ce que j'essaie de vivre aujourd'hui à travers les malades mentaux, à travers tous ceux qui sont abandonnés par la société. Et je sais aujourd'hui que Don Giussani au ciel, ce serait sa joie de voir cette communion continuer à libérer, à déchaîner, à récupérer tous ceux qui sont dans les rues et de partout. That's what Giussani is talking about. Fundamentally, the cry of the heart, looking for its destiny, looking for its answer, looking for, you know, the correspondence of itself in reality. The most striking thing for me was that this man seemed to have access to my experience and my brain in some way, that he seemed to have understood that I would have had all of these questions, which I had, but had never been able to bring together. Thank you.
trabalho que nós desenvolvemos hoje começou em 86. Eu fazia um trabalho na zona leste de São Paulo, fazendo acompanhamento de movimentos de favela. E a ideia original, como de todo movimento, era lutar para que o governo fizesse casa. Vocês lembram da história? O filho pródigo que confundiu o desejo de autonomia com o desejo de liberdade. 800 famílias fizeram a ocupação de 4 terrenos e depois de 6 meses foram despejadas. Os proprietários entraram na justiça e todos acabaram sendo despejados. E o bispo nos pediu para acompanhar essas famílias. Se eu acredito na ressurreição e se eu tenho certeza de que tem alguém que cuida de mim e que me ama de um amor tão profundo, que antes que o mundo seja mundo, enumerou cada fio do meu cabelo, por que é que eu tenho que ter medo? Perguntamos por que eles fizeram isso. E eles nos disseram, nós ocupamos para que o proprietário vendesse a terra mais barata para nós. E pensamos, mas se vocês queriam comprar e não ocupar, por que não fazemos o contrário? Organizamos as famílias, compramos primeiro a terra e depois ocupamos algo que é nosso. A pergunta é, aonde vocês se sentem pertencendo? Aonde vocês se sentem livres? E por quê? E fizemos a primeira experiência. Um grupo pequeno, 18 famílias, encontramos uma mulher que queria vender a terra, contamos para ela a história, ela ficou comovida com a situação e decidiu vender por um preço mais barato. Em uma semana, construímos pequenos barracos nesse terreno e cada família, pouco a pouco, foi construindo sua casa. Eu acho que cada pessoa que está aqui pode ter um lugar diferente, mas o lugar que eu me sinto livre, livre mesmo, dentro da minha casa, junto com a minha família, que é o lugar que a gente pode ser a gente de verdade, sem usar máscara, que nem você falou, e sem ter que fingir nada para ninguém. Dentro da minha casa, junto com a minha família. É Thelma, né? Isso. Obrigado, Thelma. Olha. Quando começamos o movimento, em 85, começamos um grande grupo de amigos, começamos a fazer o movimento. Porque era um idealismo. Era um idealismo, era um sonho de construir justiça social. Então eu digo que aos 60 anos eu sou muito feliz. Mas eu sou feliz por quê? Porque eu não tenho problema? Eu tenho filho, eu tenho irmão, eu tenho mãe, eu tenho sogra, eu tenho até marido. Isso é um problema, gente. E tudo, cada vez, alguns foram ficando para trás. Mas eu, todos os dias, me ajoelhava e dizia, Senhor, me mostre o caminho. Senhor, me mostre o caminho. Se não é uma grande fé, você não fica 30 anos fazendo uma coisa só. Não ter idealismo resiste 30 anos, porque as dificuldades são muitas. O que me moveu a chegar aqui hoje foi a fé que eu tenho. E mesmo sendo nascido católica, eu já estava muito cansada há 10 anos atrás. E me deixava triste isso, né? E eu, que salvou tudo isso que tem hoje, foi um encontro que eu fiz, um encontro verdadeiro. Dentro da igreja, eu encontrei o movimento Comunhão e Libertação. Eu encontrei o carisma de Dom Jussani, que me diz que eu não sou responsável por construir todas as casas do mundo. Jesus Cristo poderia ter curado todos os doentes da Palestina e não curou. Todas as áreas foram compradas pelo mesmo método. As pessoas se organizam, guardam seu dinheiro e quando encontramos a área, dividimos o preço dela por todas as famílias. Tudo bom? A senhora tá boa? Quando compramos a área, começamos a fazer a luta pela estação de trem, pela estação Vila Aurora, que começou em 1998,
Foram 15 anos de luta e em setembro do ano passado a estação finalmente foi inaugurada. Para um bairro como esse, para as 2.700 famílias que vão morar aqui, ter uma estação de trem aqui significa uma qualidade de vida fora do comum. Para você ter uma ideia, se as pessoas tivessem que fazer de ônibus o mesmo trajeto que elas vão fazer de trem, elas perderiam mais ou menos 3 horas por dia. Então, a estação significa 3 horas por dia a mais com a família, com os filhos, com a possibilidade de descansar e a possibilidade de ter uma vida melhor. Pessoas quando viram, não, né? Nós temos. Não. Nós temos a prioridade é os cursos, porque é o centro comunitário não. De todo mundo. Lei Marlene participa do Conselho de Saúde. Saúde, você fala? Sim, é saúde. A Marlene é a prefeita aqui. Ela é síndica do quartiere. É isso. Qualquer problema que tem, procure a Marlene. Tus ojos tiernos se me borra el mundo con todo su infierno. Nós, a associação, constrói casa para construir pessoas. E as pessoas, quando findam a casa, elas também estão construídas. En tus ojos tiernos, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha 18 anos. Morava de aluguel, né? Morava num barraquinho, na favela. E aí eu conheci, né, a associação, participei das reuniões, para mim comprar um terreninho para mim. Quando eu morei na favela, que eu não tinha cama e dormia no colchão no chão. Dormi durante 2 anos no chão, logo quando cheguei. Foi difícil? Não foi, porque todo o meu sofrimento, os meus dramas, a Creuza estava ali, entendeu? Assim, como se diz, uma mãe, entendeu? Assim, Vera, assim, faça isso, entendeu? Então, não foi tão sofrido para mim, porque eu tinha uma pessoa, até hoje eu tenho, né, essa pessoa. Na Itália, alguns jovens faziam a caritativa, ajudavam as pessoas. E um dia encontraram uma mulher muito pobre e pegaram, tiveram muita pena da mulher, deram todo o dinheiro à mulher. E aí não tinha comida, não tinha roupa. Depois contaram a Dom Giussani no final da tarde. Dom Giussani disse: amanhã vocês voltam para ver como está a mulher, se precisa mais alguma coisa. E eles foram e ficaram muito bravos, muito tristes. Porque a mulher pegou o dinheiro, não comprou comida, comprou batom, perfume. Então eles falaram para a Dona Giussani: não vamos mais ajudar a mulher, porque ela usou o dinheiro para comprar perfume e batom. Dona Giussani disse: quem são vocês para saber a necessidade dessa mulher? Talvez nunca se sentiu tão mulher e tão bonita com perfume. Então, esse momento eu pensei: eu quero conhecer esse homem. Quero conhecer esse homem que tem essa sensibilidade. Então eu comecei
a conhecer o movimento. Fazem 11 anos. Nunca mais deixei um encontro do movimento. Por quê? Eu pensava que as pessoas precisavam só de casa e comida. Encontro com o movimento, eu entendi que uma pessoa pode até viver sem a casa, mas não pode viver sem a beleza. Chamei as mulheres do movimento e perguntei qual é o seu desejo, o que você deseja. Então, algumas disseram, queremos pintar quadro, a outras queremos costurar, a outras queremos bordar. E nasce daí todo o trabalho que temos hoje dentro da associação. Hoje, mais importante do que a casa, né, é o desejo que cada um tem. Eu e a Cleusa estávamos juntos e pensávamos que estávamos juntos para construir um grande trabalho social. E hoje eu entendo que nós estamos juntos, porque fomos dados um de presente para o outro, para fazer a estrada da vida. Cleusa é a pessoa que mais me ajuda a olhar para Cristo. É a que mais me ajuda no caminho que leva a Cristo. A pessoa se torna para você cada dia mais importante. Não porque eu não posso viver sem ela ou porque ela não pode viver sem mim, mas porque eu entendo que ela é a companhia preferencial na estrada da vida. We seek our correspondence for this infinite desire that defines us. All over the place. We seek it in everything we come across. We pick things up, we drink things, we eat things, we taste things, we touch things. We try to possess things in order to satisfy this craving we have, this infinite craving. And nothing answers, nothing satisfies. The answer doesn't come. And so they're left with the question. There's always the question left over. And that's, I think, that's the cross that we carry in the modern world, that we cannot find this correspondence, and yet we are told insistently in the media, in advertising, on the internet, every moment of every day we are told the answer is just around the next corner, and we never find it. Il cristianesimo ha a che vedere con tutto, con tutte le dimensioni dell'umano. Per questo Don Giussani ha avuto sempre a cuore la possibilità di generare uomini che potessero agire nel mondo con la propria responsabilità personale. Il movimento ha riconosciuto che erano capitati certi errori in questo tentativo di entrare nella mischia della realtà. Il movimento non ha avuto nessuna remora a riconoscere questi errori, a chiedere perdono pubblicamente dai giornali, perché quello che abbiamo incontrato è molto più forte dei nostri errori e del nostro male. E possiamo riconoscerli, chiedere perdono come facciamo ogni volta che andiamo a messa, cominciamo chiedendo perdono, per poter continuare a vivere di quella grazia che il Signore ci ha donato per poter costruire un pezzo di realtà più bella. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que va de su parche solitinierla. Da quando io sono arrivato, dopo la morte di Don Giussani, può essere un po' incosciente, ma non ho sentito veramente troppo il peso della responsabilità, perché le proporzioni del movimento sono così enormi che deve portarle un altro, solo Cristo è in grado di portare una realtà così. Solo mi hace falta che stessi qui con tus ojos claro. La mia vita è cambiata, posso dirlo proprio. Beh, adesso proprio si vede, ma io sono entrato in seminario a 40 anni. Sono grato di quell'invito, quel martedì, ricordo il giorno, come martedì pomeriggio, quindi sono grato a Dio che tramite Luigi mi ha chiamato a vivere questa storia bellissima. Qui
prima di arrivare in università non credevo in Dio e paradossalmente gli davo la colpa di tutte le cose brutte che erano successe nella mia vita. La discoteca era tutto per me. Io non ero cristiano. La domenica, anziché andare a messa, lavavo la macchina. Quando sono arrivata a Rimini ho visto tutto questo fiume di gente, sinceramente la mia prima reazione è stata Madonna, sono capitato in una setta gigantesca. Perché mi rovinavano un po' la quiete. A me è una questione che mi rodeva, mi aveva sempre roso, in modo più inconscio all'inizio, all'università invece un po' meno inconscio, è stato il fatto di dire e se avessero ragione loro? Poi quando sono venuto qua mi sono ribaltato. Cioè mi sono ribaltato perché ho trovato gente facendo vita normale, si divertono. Mi sono divertito con loro. Io mi preguntavo come vivevano queste persone, perché vivevano e come lo facevano. E ovviamente queria io fare lo stesso. Такими ощущениями, come будто бы у них все самое лучшее есть. Mi sembra di averli sempre conosciuti. Eravate sempre felici in un tempo in cui tutti piangevano. Приходит человек, я его вижу первый раз, но я сразу понимаю, что вот этот человек из движения. Io sono islamica, no? Ho trovato la mia religione stando con delle persone di un'altra cultura, cioè cristiane. Ho capito che il nesso tra le due ero io. Я бы не сказала, что я встретила движение, а движение сам Христос встретил меня через движение. Improvvisamente ho scoperto che cosa voleva dire la dipendenza da colui che ci fa. Ho scoperto che esisteva un luogo in cui si poteva parlare di tutto quello che io avevo dentro. Vedere gli universitari che mi accorsero che io avevo fatto la quinta elementare, mi meravigliai. In quel momento lì noi eravamo giovani, eravamo che il nostro cuore scoppiava di gioia e di amore. Era quello che noi per tanti anni si cercava, l'unità, la comunione. E riconoscere a Cristo, la mirada di Cristo e la vita quotidiana. Tornò Cristo più presente nel mio dia a dia. Mi prometteva 100 volte più di tutto, qui e ora. Quando mi ha detto che il movimento è solo per gli italiani, ero mad. Mi ha detto che quello che ho incontrato è solo per gli foreigners. Cosa about me? After I'm living an example for you. Для меня очень важно, что опыт встречи с католиками и католической церковью означал открытие этого богатства различных путей верности Христу. Anni quest'anno come movimento di comunione e liberazione. Ho incontrato il movimento nel 68. Erano gli anni di piombo, mi colpiva come a 16-17 anni ci si potesse fare la domanda chi sono io. Poi in realtà uno capisce che il movimento non è un punto di arrivo, anzi è un punto di partenza. E uiteindelijk kwam bij mij ook zeg maar het verlangen om gedoopt te worden. È la strada che mi interessa, quindi ho chiesto di fare la cresima. Quando sono arrivato in ANSI, in realtà CL per me è stato molto di più, è stata un'amicizia vera e sincera con delle persone che si sono appassionate in maniera molto genuina a me. La vera conoscenza del movimento l'ho avuta dopo il terremoto che ha colpito Haiti nel 2010, quando tanti tra professionisti, volontari e missionari del movimento sono arrivati ad Haiti. Ho scoperto che ci sono degli altri strumenti di lavoro, a me particolarmente cari, che sono l'amicizia, la fiducia, la passione, la fede e il cuore. La sfida per me oggi è quella di poter dire all'altro e innanzitutto quindi a me che cosa veramente vale nella mia vita. I'm a mother, a Palestinian mother from Bethlehem. When we went to Italy, we were introduced to the community, la comunione e liberazioni. Le persone che ho incontrato, le cose che ho fatto, quello che ho provato, è diventato per me una seconda famiglia. Wtedy to, w czasie pierwszej pielgrzymki z Krakowa do Czarnej Madonny, znalazłam się przypadkowo w grupie włoskiej młodzieży. I pobywam na kanikulach w tym roku,
я увидела, я почувствовала какое-то наполнение сердца. A volte mi domando, come si fa a non dare la vita per Gesù che suscita un'umanità così ricca, così intensa, così aperta, non senza difetti? Perché Gesù ti frega un po', e quindi quando uno assapora un modo di vivere più bello e più pieno, è difficile accontentarsi di qualcosa di meno. My wife one day said to me, it would be better for me if you have a lover, because you are taken completely by this friendship with these people. Last 14 years, I cannot define myself without this experience. So I cannot speak really about the movement, but I can speak a lot about the most important part of this movement, the people. The people who bring this experience everywhere. We are not living this friendship according to any patterns. It's an adventure. And this exactly is the beauty of this experience. Che io con Comunione e Liberazione tramite il meeting di Rimini. È veramente un meeting per l'amicizia fra i popoli. Vengono dei paesi diversi, vengono di religioni diverse, vengono di ideologie diverse, politiche diverse, destra, sinistra. Allora, l'idea che mi hanno invitato, un ebreo praticante che apertamente rifiuta la pretesa cristiana, di Giussani stesso. E malgrado questo mi invitano a parlare, mi ascoltano, e io naturalmente questo fatto in per sé è già significativo. Io, che un po' nel mondo ho viaggiato, non conosco una cosa simile in nessuna parte. I saw the place, I saw the people, and my heart flowed. Because of the gaze that somebody gave me. Because when I met Father Giussani, this man who doesn't know me,
It takes me as something so special. I wished that if at least one of these women could meet that gaze. My parents abandoned me. So I reached there. Auntie Rose came and get me sitting, was welcoming me well with a smile. So the smile for Auntie Rose is the one who make me to be healed. If it was not that smile, I was dead already. Il meeting point international è nato proprio da questa esperienza che ho avuto dopo quel rapporto con Don Jus. Sono partita, sparata si dice, spedita. Allora ho cominciato a lavorare con i malati di AIDS. L'AIDS era appena iniziata in Uganda. E quando ho cominciato davo da mangiare, a chi davo da mangiare ruba lo stesso, a chi dico di Gesù non capiva neanche cosa sto dicendo. E le medicine che compravo, che mi costava, le hanno anche buttato nella spazzatura e non riuscivo a capire cosa mancava. A un certo punto sono andata in TIRT, non capivo più cosa mi stava succedendo. In quel momento, quando piangevo di notte senza dormire, ho detto, ma tu, Gesù, ci sei. Se ci sei, ci sono anch'io. E sono partita per andare in Italia perché Don Giuseppe mi aveva chiamato. Quando sono arrivata ho trovato Don Giuseppe che mi aspettava. Lì è stato il momento dove ho scoperto che cos'è il movimento e poi ho capito cos'era sbagliato nel metodo a cui ero cominciato a lavorare. Se Gesù non è mia, non è familiare con me, non è carne della mia carne, non posso capire per predicare all'altro. Don Giuse aveva capito il problema che avevo e da un certo punto mi ha detto, guarda, invento un'altra roba. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. A un certo punto ho fatto le stesse cose che facevo prima, però io ero diverso. I pazienti ho visto che non mi guardava più come mi guardavano prima e le medicine hanno cominciato a prendere. Si curano perché hanno scoperto che la vita ha un valore, perché ha ragione, ha un significato. I was abandoned by my own relatives because they found I was HIV positive. If I was isolated by my own people, then I'm useless. There's nowhere I can go. When I came with the fellow women with anthros, I told about my status. She told me, you have a value and you'll be alive. Don't mind. Just be happy. Come with us. We have a doctor and a nurse around there. That's our clinic. Kept on treating me. Now I gained. The symptoms which I had disappeared with the treatment. In
Nel tempo abbiamo scoperto che la musica aiuta a alleggerire il cuore, perché uno è depresso, uno ha rifiuto della vita quando sente la musica, il tamburo, nessuno rimane giù con il muso. Man is international. It is full of desire. When I lost all my things, I didn't care. I saw many things even coming. In fact, I even got more things than those that I had before. The friends around me. Started because of the experience the women of Rose got with her. What they discovered, the love they discovered from Rose, they wanted the same love to be experienced by their children. Qui la realtà non è semplice per nessuno. Molti qui ti dicono non c'è nessuna speranza. Noi li stiamo educando a sperare invece nella realtà che hanno davanti tutti i giorni. Perché ad esempio in questa scuola che sorge nello slum sostanzialmente, in una povertà totale dove puoi vedere miseria ovunque, la bellezza con cui è stata costruita questa scuola è il primo punto di ripartenza per questi ragazzi. That I was living before encountering the movement, it's like at first I built a house, let me say on sand, and it was falling off. Then I renovated it and built on a rock. I discovered the brightness, the beauty around, so I need these people. You cannot serve two masters at a go. You either love one and hate the other, or you love the other and you hate the one. So this is the moment when I had to choose whether to love the mystery and hate my doubts, or to love my doubts and hate the mystery. Whenever I'm in this point of suffocating, I see a friend coming to me with an embrace. School of Community for me, it's me, because it made me realize what I'm consist of, what I am, what I'm brought in this world for. I ragazzi sono 2005 più o meno, compreso anche quello della Welcoming House, che sono quelli che porta la polizia, i bambini abbandonati, i bambini orfani che le mamme sono morti, non hanno nessun parente. Di giorno ci sono 4 donne che stanno con i piccoli, li curano, cucinano, lavano. I grandi sono a scuola. Father Giussani, his teaching was saying you have to start love from your home. Love is like a foundation. When you are building the house, you cannot start from up, you start from down. That's why also me, I go to community school and I start like people, they start. Community school now is the one who make me to get this whole skill I'm using right now.
d'improvviso mi chiedesse chi sei, chi sono, nasce da di chi sono, dall'appartenenza a un popolo. Le cose che fai vengono, vanno, oggi hai fatto bene, domani sono storti. Invece quando uno appartiene a qualcosa che va al di là di quello che fai, questo è un punto. È questo che mi libera. Anch'io come le donne, I'm now free. Never gave up because I wanted that each one of these women discovers that he's greater than the condition he finds in, is greater than the poverty, is greater than the sickness. And many people, when I tell them this, they say, hey, what about the projects? What about the medicine? The medicine, the projects, the money, the food, the what is an instrument to tell these women, to tell men and women, children, that you have a value. Mi è stato dato il dono della fede perché io lo dia ad altri, lo comunichi. Ci è stato fatto il dono della fede perché noi l'abbiamo a comunicare e da questo sarà giudicata la nostra vita. Che l'uomo conosca Cristo, che l'umanità conosca Cristo. Questo è il compito di chi è chiamato ed il compito del popolo di Dio, la missione. Vi ho scelti perché andiate. Estamos em Macapá, cidade banhada pelo imenso rio Amazonas. Por aqui passou Don Giussani em uma das primeiras viagens que fez ao país. E depois de 30 anos, o carisma de Don Giussani chegou até nós. Não tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas o consideramos come un pai. Sono arrivata al Bercé all'inizio della mia prima liceo in un modo un po' fortunoso e Don Giussani era il mio professore di religione. Mi ha messo di fronte a una domanda fondamentale che ho capito dopo essere stata quella che cercavo, la risposta a cui cercavo, cioè che perché io ero lì, che cosa voleva la vita da me. Una figura che passava per i chiostri dell'Università Cattolica e che avevamo la possibilità di frequentare, di interrogare. Scusi, ma io sono appassionato di aeromodellismo. Usare con la sua foga solida, ma tutto è valorizzato nell'esperienza cristiana, eccetera, eccetera. I remember he said, Guido, always remember that our Lord is pleased with you and he forgives you. Era molto più di un teologo, era molto più di insegnante, era molto più di un prete.
mi hanno chiesto come definirebbe Giussani. Ho detto il solo modo che posso dirlo è un rabbino. Rabbino è uno che sia una persona religiosa, sia studiosa, sia insegnante. E veramente Giussani era una specie di gran rabbino per ogni studente della religione, non solo nel senso scientifico, ma come esperienza. Giussani è indispensabile. In un'occasione sono andato a trovarlo quando lui già aveva incominciato a chiedermi di dargli una mano nella responsabilità del movimento, perché mi sentivo a disagio davanti alla mia inadeguatezza. Allora lui in quel momento mi ha sconvolto totalmente, perché si è messo a piangere e mi ha detto che era per questo che voleva che io le desse una mano. Con questo sguardo addosso mi sono sentito veramente un altro. Tanti anni dopo, in un momento a pranzo con lui, me lo ha ricordato dicendo: tu non ti ricordi quel giorno in cui abbiamo parlato? E dico, riguardo a Giussani fisso negli occhi, dico: come non mi ricordo? Non ho vissuto di altro da quel momento lì. Mi ha aperto un orizzonte che io non immaginavo, come quando stava limpiando come caritativa lo bagno e la sede in Milano, stava di rodilla con il braccio dentro la tazza di water limpiando, e Giussani detrás che è bloccata, escucho su voz che mi dice: bambina, niña, ruega a Maria di poter servire la Iglesia con la misma umiltà e la misma letizia che lo sta facendo ora. Lui sapeva le poesie di Leopardi a memoria, dalla terza media. Scusa, reverendo, dico, io vengo dalla Russia. Dice, mi ha abbracciato subito, possiamo collaborare insieme. Ed è nata una grande amicizia, prima di tutto. Se io potessi adesso avere l'opportunità di averlo davanti, c'è una cosa a cui ci tengo veramente, soprattutto per la responsabilità che lui ha messo nelle mie mani, che davanti a tutti gli aspetti, la complessità della guida del movimento, a che cosa ci terrebbe veramente lui per rispondere alle sfide che abbiamo davanti. Questo mi darebbe una pace per la guida del movimento assoluta. Nella mia vita ho provato tutto, di tutto, non mi sono fatto mai mancare niente. Però la cosa che mi ha scioccato è che Don Giussani è il primo che ha parlato del mio destino. È il primo che ha amato il mio destino. For me, Father Giussani is somebody that I know continues to pray for us. Credo che lui mi abbia segnato un piccolo pezzo della mia strada. E ha da sempre educato il mio cuore a cercare e a chiedere la felicità sempre, anche quando la realtà è tremendamente ferita o faticosa. Me ha insegnato a essere otra persona, che ha hecho che mi nasca nuovamente e stamparito che sei ora. Lui ha meno paura di me di guardare il mio limite. Dal carisma di Don Giussani è come rifluito in me una passione per Cristo tale da desiderare di donargli totalmente la mia vita. Ha reso così affascinante e così pertinente alla vita il fatto di Cristo. Un maestro del quale uno se puede fiar, porque todo lo que dice es verificable en la propia experiencia. Se yo pienso al primo testimonio de la mia vita, è stato sicuramente Don Giussani. Don Giussani è per prima cosa una persona senza la quale io non sarei nata, perché se non ci fosse stato lui, i miei genitori non si sarebbero conosciuti. Commosso e grato, vostra testimonianza. Auguro ogni bene per la vostra comunità. Camminiamo insieme fino là dove Dio ci ha voluti.
In poco tempo abbiamo dovuto e stiamo affrontando delle situazioni che qualche decennio fa neanche ci sognavamo. Per questo il Papa Francesco ha insistito che dobbiamo renderci conto di questo cambiamento di contesto e trovare una modalità nuova di renderci presente. E questa sfida che lui affronta in prima persona l'abbiamo tutti i cristiani e quindi tutte le realtà della Chiesa, anche il nostro movimento. Giussani ci ha lasciato un'eredità, una modalità di stare nel reale, di guardare l'uomo, di entrare in rapporto con chiunque, di valorizzare qualsiasi spunto di verità che possa trovare in qualsiasi uomo, di avere una capacità di presente originale che sia veramente un contributo reale. Tutto questo è l'eredità che noi abbiamo tra le mani, ma questa eredità non potrà rendere tutto quello che può rendere se non diventa nostra. È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa e dove ti aspettano già. È gialla tutta la campagna ed ho già nostalgia di te. C'è chi aspetta, così vi porto dentro me. È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa e dove ti aspettano. Porto con me le mie canzoni.